Per una buona crescita dei bambini è importante l'alimentazione, ma anche il comportamento. Che cosa significa? L'alimentazione non va visto come qualcosa di assoluto, ma va visto come qualcosa di correlato alla tipologia di soggetto e alla quantità di attività che svolge nell'arco della giornata. Uno degli errori alimentari più frequenti è quello di permettere che bambini che hanno fatto una modesta attività ricreativa, sportiva, come può essere, che ne so, un'ora di piscina o un'ora di calcetto, cui si concede una chiamiamolo spuntino abbondante con alimenti che sono di scarsa digeribilità e che introducono notevoli quantità di calorie che poi modificano anche il senso dell'appetito, per cui poi il bambino magari nel momento canonico della cena, per esempio, del pranzo, magari non si alimenta adeguatamente. Se dovessimo dare qualche consiglio alimentare, quali sono i cibi da preferire e quelli assolutamente da evitare? La mattina soprattutto favorire i cereali. Ricordiamo l'importanza delle proteine. Le proteine, il pesce, diciamo, è meno grasso della carne, quindi è più facilmente anche digeribile, appesantisce di meno, ma ricordiamoci che nell'alimentazione odierna sono state rivalutate le proteine vegetali, quindi quelle che noi troviamo per esempio nei legumi. Suddividere in maniera regolare anche gli introiti calorici, per esempio un 15% delle calorie di tutta la giornata dovrebbero essere introdotte con la prima colazione. Questa percentuale può aumentare anche fino al 25% se per esempio il bambino a fine della mattinata, quindi nel primo pomeriggio, fa un allenamento abbastanza intensivo perché svolge un'attività sportiva di tipo agonistico. In un bambino, soprattutto nella fase di crescita, è necessario e anche possibile che ci possano essere degli spuntini a metà mattina o a metà pomeriggio, ma devono basarsi soprattutto sull'utilizzo di frutta oppure di piccole quantità di alimenti facilmente assorbibili.